E poi, poi? Umberto Tio, Umberto Tio non c'ha un mezzo di cuore, anche con me la marcia sta per lì. Se da un numero lo mio discesa era lo mio. Sì, ma non mi coprì, eh? Ecco Emilio, eh?
porca puttana! Che devo scrivere? Questo è il troppo basso, troppo basso! Alzate porco giù, eh no!
Ciccio. È la tradizione. Allora, oggi abbiamo fatto questa gavetta di precisione, l'abbiamo ripresa dalla gavetta dell'anno scorso. Piano piano arriva, diventa sempre più importante, abbiamo sempre più partecipanti. Il trofeo è in memoria del Vigile del Fuoco, Vigile del Fuoco Francesco Giovannetti, come sapete è questo ragazzo di cui ha parlato prima il padre Alfredo, che commemoriamo in questa manifestazione. Abbiamo diviso i partecipanti in tre categorie, la categoria del Caplani, la categoria Tuchetela e la categoria del Volume. Io partirei subito con le premiazioni, se sei d'accordo. Allora, nelle premiazioni abbiamo premiato i primi tre, tre migliori, scusate, di ogni categoria. Il dottor... Giuliano. Le targhe sono state offerte dalla VT Immobiliare di Latina, quindi la nostra... Sono i due team, ma noi li chiamiamo i due F perché sono i fratelli Fleps, i due team ci viene male. Beh. Allora, partiamo con la categoria Delta Plano. Il terzo classificato quest'anno cede il posto ad altri, cede il primo posto ad altre persone. E Lorenzo Tombolillo. Facciamo consegnare la colpa da Ciccio. Faccio! Faccio! Con l'occasione volevo ringraziare anche la pattuglia Blu Circe che ci ha fatto questo passaggio, questo promosso. Io sono contento di consegnare questa targa al terzo classificato, però mi devo spiegare come ha fatto a fare il terzo posto, se da lì arrivo a qua ha fatto 300 giri a zanzare. Riesce a andare dritto con il Armando, grazie.
C'è Sede. Il secondo classificato che lo do come notizia è Carmine Aceti, non è con noi a lui, la consiglieremo. Passiamo invece agli evoluti, che tra l'altro ha visto ben 15 partecipanti, non pochi. Il terzo classificato degli evoluti è il nostro che non sappiamo come ha fatto a vedere, non sappiamo come ha fatto a vedere la Liga. Ciccio, soprattutto non ero proprio dietro. Grazie.
dai, vinta, dai! Stasera stanno stava la devi ripetere tutto. Sono emozionato. Detto tanto e veramente io questo cammino lo seguo fino a quando voi organizzerete, farete, insomma, questo è uno stimolo per tutti, per andare. Io voglio dare anche due targhe a questi signori, gentili signori che sono i miei paeschiani, mi pare doveroso, insomma, doveroso premiarli con uno che volo praticamente una parte della regione di vita. Inviterei Ciccio Martone. Sì. Martonino. Martonino però si inseguita la moglie in hanno fatto tanto per organizzare questa opera. Farmi dare una coppa da Ciccio, io l'ultima coppa, l'ultima targa che gli ho dato era quella del Ciccio mio, del brevetto. Io prendo il brevetto con Ciccio Martone e gli consegnai la targa della scuola. Viene le champagne? Adesso penso che serviranno il caffè e l'ammazzo caffè. Quindi vi auguro un buon proseguimento, grazie a tutti per aver partecipato e ci vediamo l'anno prossimo.
Claudio per esempio che non fa parte della cosa, sì, certo. E perché quello che non fa? Chandel.